Oggi la giornata volge al peggio e può darsi che uno sgrullone da parte del Padre Eterno ci arrivi addosso. Abba, Abba, Gesù diceva Abba, che non erano i cantanti, non erano i cantanti. Come si chiama il nome Abba? Cos'è? È un nome palindromo. Ah, vabbè. Come Anna. Ma perché l'hanno, sì, ma l'hanno voluto... Ma non lo so perché, non lo so perché ci sono chiamati Abba. Vabbè, abbecedario, tieni. Allora, cari amici, una cosa molto interessante che voi nemmeno vi immaginate e che però noi abbiamo letto in un piccolo articolo sul un numero recente del quotidiano La Verità, è del lunedì 18 novembre 2019. Il titolo è veramente interessante. L'ex Equitalia si rassegni al legale d'ufficio. Allora qui dobbiamo fare una chiacchierata abbastanza interessante. Vi leggo alcuni passaggi, perché qui questa è una denuncia palese di associazioni a delinquere, ma molto a delinquere, e assolutamente criminali. E adesso saprete perché. Lui poi dirà la tipologia di denunce che noi abbiamo fatto contro i funzionari di Equitalia, ma questo è qualcosa in più. Allora, l'articolo è di Luciano Quarta. Già a novembre dello scorso anno La Verità aveva sollevato il caso circa 40.000 contenziosi pendenti per ogni anno. Dal 2015 ad oggi venivano messi a rischio per effetto di una sentenza della Cassazione, la quale affermava che l'ente di riscossione, di regola e salvo eccezioni rigorosamente comprovate, non può farsi assistere da un avvocato privato. E voi intanto immaginate che cosa significa questo. Significa che un ente di riscossione che fino ad oggi loro credono di far credere e di far pensare che sia un ente pubblico, in realtà era un'organizzazione a delinquere e come tale si avvaleva anche di avvocati a loro amici compiacenti a cosa che era anche questa, devo fare una contraria alla sentenza della Cassazione. Fai la premessa. Beh, allora occorre dire da che cosa nasce Equitalia. Allora, fino all'approvazione della legge 246 del 2001, la riscossione coattiva dei debiti veniva fatta dalle banche o dai funzionari delle varie associazioni dello Stato, istituzioni dello Stato, oppure da diciamo chiunque avesse motivo di pretendere un pagamento. In particolare questa legge 246 rinnovava diciamo tutta la filiera, le modalità di utilizzo dello strumento della riscossione coattiva attraverso per esempio le agenzie di concessionarie per le esattorie e così via, no? Troppo lungo andare, però la cosa importante era che questa iniziativa di questa nuova modalità di riscossione dei debiti era finalizzata al fatto che non stava più bene la situazione alle banche, perché ricordiamoci sempre che il 90% delle leggi che si fanno in Parlamento sono ad uso e consumo e a vantaggio delle banche. Anche se sembra che sia del tutto dissonante, sì. Del tutto disambiguo. Ma c'è il potere di fondo, anzi di sfondo. Insomma, niente, perché? Perché, ascoltate bene, le banche all'epoca, parliamo del 1999, in concomitanza appena diciamo poco prima della emanazione di questa legge 246 del 2001 fece approvare le banche a partire dal 1991, cioè ben un percorso legislativo e parlamentare di oltre 9 anni, quasi 10 anni, in cui si sono avvicendati tecnici, non tecnici, de destra, diciamo i nomi, Amato, D'Alema,
Prodi, Berlusconi, quell'altro testa di cazzo, marito quello che ci aveva i beni in il marito della moglie. Dini, non mi veniva in mente. E così via, sa, tutta quella gente di tutte le brave persone, provenienze, questo per dire che non gliene frega un cazzo della gente, del comune, del cittadino, no? Il cittadino ha una sola e unica funzione, il marito dello statuto, delle cose allo statuto, sì, bravo. Allora, i cittadini devono essere mantenuti in vita perché devono essere schiavizzati e utilizzati come schiavi, forza lavoro, forza pensante, forza scorreggiante, diciamolo pure. Non tracciare. Quando vai avanti a fagioli. Insomma, le banche a partire dal 91, a seguito di tutto quel marasma anche per l'integrazione all'euro, all'Europa, tutti i cazzi che poi sappiamo, che già sono stati detti in tantissime occasioni, questa cosa qua non si sa, o quasi pochissima gente la sa. Che cosa è successo? Che le banche all'epoca del 91 non riuscivano a incassare più come dovevano, perché già la crisi era in atto, era cresciuto esponenzialmente il debito, i crediti incagliati li chiamavano, i crediti incagliati, perché cioè sono raffinati, no? Nelle loro piccolezze sono raffinati, e allora questi crediti incagliati e debiti di varia natura per le banche valevano, ascoltate bene, 300.000 miliardi di vecchie lire, non qualche molto vecchie, non dire molto vecchie, non bruscolini, no, sì. 300.000 miliardi, pari a 150 miliardi di euro attuali più o meno, tanto per dare la dimensione, così, visto che i debiti non evasi. Allora, che era successo? Che praticamente quelle banche, a partire dalle più grandi che conosciamo, per incassare queste somme, quando le incassavano circa il 15% incassavano, ci mettevano attorno ai 12 anni, come tutti i cittadini, i poveri mortali, i cittadini che fanno una causa. Allora hanno detto no, ma perché dobbiamo aspettare 12 anni che poi prendiamo solo il 15%? Facciamo la riforma. La riforma non a vantaggio dei cittadini, anzi in culo ai cittadini, è a tutto vantaggio delle banche. E quindi, mentre prima era possibile per il cittadino difendersi in giudizio, come ad esempio adesso ha accennato, per i debiti che riguardano le banche, le finanziarie e le assicurazioni, non c'è stato un cazzo da fare. Quando lo stabilisce il direttore di banca che voi siete insolventi e va a dire che vi dovete dare 50.000 euro, lui non c'ha bisogno oggi, in base alla legge 130 del 99, che appunto citavo prima, non ha bisogno di nessun altro ragguaglio, di nessun'altra prova e neppure del parere del giudice. Va in cancelleria e automaticamente diventa esecutivo l'atto emesso dal direttore della banca, non dal direttore del presidente della banca, ma dal direttore della filiale della banca. Esattamente. Cioè, voi state sul cazzo al direttore della vostra banca e quello vi rovina. Ma la cosa importante in tutto questo è che uno dice, vabbè, vado in tribunale e poi mi difendo. No, perché i 300.000 miliardi e poi successivamente a blocchi di vario natura. Ricordo che le case all'asta sono circa 250.000 adesso, ma già ne sono partite almeno altre 800.000 negli anni scorsi. Quelle che stanno in asta attualmente sono circa 250.000, per capire lo sfacelo che sta avvenendo tranquillamente, quelle teste di cazzo di giornalisti che continuano a raccontare che stanno raccontando adesso? Delle sardine, si sono inventati le sardine per distogliere l'attenzione dalle cose più importanti. Allora, quindi per tornare al discorso, questa legge 130-99 prevedeva una serie di agevolazioni assolutamente imparziali, assolutamente illegali, disomogenee e squilibrate rispetto all'articolo 3, che dice che tutti i cittadini sono uguali, soggetti giuridici o soggetti umani, comunque devono essere trattati con la stessa parità. Ma ci di legge. Sono quelli che sono più uguali, più maiali, che sono più maiali. Ecco qua, è scritto qui. I maiali sono
animali, ma sono più animali degli altri animali. Esatto. Quindi sono più maiali. Guarda, se c'è qualcosa di azzeccato è vero, perché se c'è qualcosa di utile alla razza umana è il maiale, e lo trattiamo pure male. No, ma io i maiali li tratto bene, sono quelli che si definiscono maiali che non lo sono, che vanno trattati male, perché fanno un'usurpazione di diritto, no? Una mistificazione della realtà. Vabbè. Proseguo? No, aspetta, stavo finendo. E quindi, in base a queste due leggi, e a un'altra pletora di tante altre leggi che non so a ricordare perché è troppo lunga la questione, altrimenti, praticamente nel corso di questo ultimi, quindi, fra il 1991 e il 2011, in particolare, ma anche negli ultimi anni, anche in questa ultima finanziaria in particolare, ci sono state tutta una serie di rapine e di soprusi inenarrabili a danno dei cittadini, per cui ci ritroviamo che da una parte abbiamo le banche a cui tutto è dovuto, anche il finanziamento da parte dei cittadini, cioè uno, cioè, allora bisogna essere onesti. La legge finanziaria 2001, numero 201 del 2001, prevedeva la prima fase, la prima stesura di quello che poi è diventata la legge MES, il Trattato Internazionale Europeo, Intereuropeo MES o ESME. E cioè, e noi abbiamo elencato tra i diritti e i diritti contro l'umanità. Abbiamo denunciato decine di volte, vabbè, decine per decine di fatti diversi nel corso degli anni. E allora praticamente che cosa è successo? Che questa legge prevedeva appunto per i correntisti, ma quindi non quelli che comprano le azioni delle banche, no? Che per le cui, comprano a loro per rischio. Per cui se le comprano a loro rischio, sono cazzi loro se la banca fallisce o non fallisce. Ma addirittura adesso hanno per legge promulgato il fatto che le banche non possono fallire e che intervengono gli stati per salvarle. E quali stati poi che se hanno bisogno di riprendere dei soldi vanno dalle banche private e gli danno quelli che loro avevano prestato, anzi messo come fondo di garanzia, tipo l'Italia ha 125 miliardi di euro, e poi gli istituiscono a tasso bancario, mentre quelli invece che dalla banca, che dallo Stato sono gratis praticamente e senza interessi. Però oltre a questo paradosso assoluto, il paradosso ancora più grave è che i cittadini che hanno i conti correnti in queste banche in fallimento, il bail-off, bail-on, beh, balla quello che cazzo ti pare, però non mi coinvolgere. Baila morena! Giusto, baila morena. Zucchero. Balla quello che vuoi, ma non mi coinvolgere, a me cittadino correntista che ho semplicemente un conto corrente con te banca, e che se per caso ho più di 100.000 euro, perché per fortuna un briciolo di dignità, di onore, hanno detto va, ma ci sono pure la poverina che c'ho qua. Ma adesso sono pure chiacchiere, eccolo qua, è scritto qui. Certo, lo sappiamo. Allora, niente, in tutto questo, quindi praticamente questo stravolgimento della legalità, che, per cui fanno passare per legale qualcosa che è assolutamente irregolare, illegale, delinquenziale, cioè il diritto non è che nasce e scaturisce da una legge, che basta cambiare quell'articolo della legge e sei a posto. No, le leggi scaturiscono da una fonte originaria e poi a cascata gradualmente prendono forza, diventano poi nel dettaglio quella determinato articolo di quella determinata legge. Ma non è che quel determinato articolo di determinata legge può essere conflittuale con la Costituzione o col codice civile o col codice di qualunque altro codice, diciamo, generale presente, circolante in Italia o internazionale, ma in Europa. O internazionale. Capito? No, quindi questi nostri governanti la devono finire, passano dei guai grossi. Quando la gente si incazzerà di brutto, perché entro un anno, due o tre, comunque a breve, la situazione degenererà in maniera irrecuperabile, non certamente da questi governi attuali, noi riusciremo quando avremo il potere, perché noi sappiamo come si fa a uscire da questa melma. Loro non lo sanno, o se lo sanno fanno finta di non saperlo. Ma questo vale anche per gli altri, anche per quelli che si definiscono rivoluzionari, tipo il Movimento 5 Stelle o altri partitini che si stanno costituendo in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi. Quindi, per tornare al discorso, noi ci ritroviamo di fronte ad una situazione degenerata legalmente, legislativamente, parlamentarmente, quindi non è
qualcosa che dici va bene, faccio una denuncia come facciamo noi. Noi quant'è? Saranno 3 mesi che non facciamo più una denuncia, perché oramai il nostro compito l'abbiamo svolto, abbiamo dimostrato la loro assoluta illegalità, immoralità, irrazionalità, eccetera, eccetera, e quindi non c'è da dimostrare niente, ma soprattutto abbiamo archiviato un archivio storico, perché abbiamo fatto oltre 1 migliaio di denunce, e quello farà fede nelle prossime anni, per le prossime generazioni, a dire: beh, c'è stato qualcuno che finalmente, che fortunatamente ha fatto qualcosa che poteva servire come pietra miliare, come pietra di paragone, no? come punto di riferimento, e quindi aveva fissato le responsabilità, i responsabili, l'operatività, le collusioni, le connivenze, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo, e finisco, è stato ed è continuamente messo in atto nel corso degli ultimi 3 decenni in particolare. Lascio la parola. Allora, continuo con la descrizione che vi ho fatto, anche perché poi Orazio dovrà rientrare nel discorso, perché deve dire, documentare ai nostri amici le denunce che noi abbiamo presentato relativamente ai cosiddetti funzionari di Equitalia, perché qui il passo è duplice. I funzionari sono tutti ed erano soprattutto illegittimi, e quindi hanno perso le cause perché è legittimo le loro no, semplicemente emissioni. Non potevano stare in giudizio. Esattamente. E poi per quest'altra ragione, che dimostra in maniera evidentissima che si tratta di tutta un'organizzazione di delinquenti, perché è chiaro che se tu... Ma fin dall'origine è un'organizzazione di delinquenti, perché quando tu fai una sperequazione così puttanesca, così spudorata nei confronti dei cittadini, è chiaro che la tua funzione, il tuo obiettivo è quello di stravolgere la realtà e metterlo il cetriolo in culo ai cittadini. Gli avvocati privati che difendono Equitalia, cioè sono chiaramente avvocati che sono legati con Equitalia da adesso mi sono ricordato, vincoli di mafia. Abbiamo denunciato anche questo fatto. Vincoli non di mafia. Non te lo ricordavi più. No, sono legati con Equitalia da vincoli di camorra e di mafia. E adesso continuo a leggere queste cose. La quale Cassazione affermava che l'ente di riscossione di regola, e salvo eccezioni rigorosamente comprovate, non può farsi assistere da un avvocato privato. Risultato, tutti i contenziosi in cui l'ente è assistito da un avvocato esterno, anziché da propri funzionari o dall'avvocatura dello Stato, rischiano di finire con un knockout tecnico a favore del contribuente. Da allora, attenzione, perché questi sono i punti essenziali e vi dimostrano come Conte, questo strano personaggio, sia un puro delinquente, non a caso inventato dai preti. E ripetiamolo, è un superfeto che è stato costruito appositamente, no? Dentro un utero che si chiama Villa Nazareth, roba da preti. L'avvocato dello Stato, non a caso Villa Nazareth, scusate, potevano mettere un altro nome? No, che poteva mettere? Villa Rottinkull, quello è più idonea per i seminaristi, no? Villa Nazareth, ci costruiamo degli omunculus. Cioè, l'omunculus. No, ma diciamo, l'omunculus era teorizzato da una filosofia di fondo. Esattamente, gli alchimisti erano gente seria, non erano preti. Non a caso venivano perseguitati e impalati. E subito. Se non prima gli dicevano: fammi l'oro, se non erano capaci di fare l'oro li ammazzavano. Da allora la Cassazione ha ribadito questo ferreo orientamento con una dozzina di decisioni, tutte perfettamente conformi. Viva Dio che c'è la Cassazione. A questo punto il governo Conte primo, perché adesso c'è Conte 2, ci sarà anche Conte 3, poi non credo che andrà oltre, capito? Il governo Conte 1 prima e il legislatore poi, attenti perché qui si sono manovrati il legislatore, hanno deciso di intervenire a favore dell'ente di riscossione sfornando una norma ad hoc, come quando si inventano delle Madonne, dei Cristi, delle apparizioni, tutta roba di preti questa cosa, retroattiva,
per cercare di salvare la posizione del fisco in tutti i contenziosi compromessi da questo vizio nella Costituzione dell'ente. L'articolo 4 novies del decreto legge 34/2019, convertiti in legge 58/2019, un colpo basso per il contribuente. Però si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. La norma è scritta in modo così maldestro, cazzo i preti, vai a scrivere, fai per scrivere norma ai preti, falla scrivere a chi conosce la legge. E ora ricordatevi, se Conte è un uomo di legge, no, dice, Conte è un uomo di Nazareth. Dice, io vorrei capire che cosa insegnava ai suoi allievi. È nato a Nazareth. Io vorrei capire che cosa insegnava ai suoi allievi. Sì. Come sono usciti fuori i suoi allievi? Sì, appunto, tutta gente della sua razza. Tutti della incubatrice artificiale, no? Che si chiama Villa Nazareth. È un caso? La norma è scritta in modo così maldestro e contorto che in realtà salva ben poco. Dalla sua approvazione, quindi, si sono susseguite decine di sentenze di commissioni tributarie provinciali e regionali che hanno continuato ad affermare l'inammissibilità delle difese dell'agenzia di riscossione affidati a legali esterni. Ripetiamo, esterni, come dire, istituzionalmente, ma aum con loro stessi. Ho detto legati da legami di religiosità, mafiosità, camorrità, capito? Ecco. Com'è Villa Nazareth? Gran parte di questa afferma, gran parte di queste afferma in modo esplicito che la norma salva contenziosi non scalfisce il principio per cui l'ente di riscossione è tenuto di regola ad avvalersi del proprio personale interno per la difesa oppure all'avvocatura dello Stato per quei contenziosi che le sono riservati, come i giudizi di Cassazione. Anche la Cassazione ha continuato imperterrita ad affermare il principio per cui il ricorso ad avvocati esterni è eccezionale e deve esserne comprovata la necessità, pena l'inammissibilità degli atti difensivi svolti. L'ultima pronunzia è del 15 ottobre scorso, si tratta dell'ordinanza numero 25.989 del 2019. Ordinanza 25.989, lo dico per i nostri amici che hanno delle questioni in corso con questa associazione a delinquere che si chiama Equitalia, o che si chiamava Equitalia. Il business milionario degli incarichi dell'ex Equitalia, attenti ad avvocati esterni, quindi resta a rischio. Vedi che c'è scritto qui, il business milionario. Ma chi potranno essere questi avvocati? Preti, cardinali, suore, tutti laureati nelle università cattoliche e in più associati ad associazioni affini, che non è soltanto la massoneria, cari amici, perché quelli sono laici, contano fino a un certo punto. Invece Camorra, Sacra Corona Unita, non a caso si chiama Sacra, no? Più di così, mafia. E voi pensate che la mafia non sia cattolica? Cioè, c'è un'organizzazione che per principio è cattolicissima. Ma andate a vedere quanti fratelli, cugini, parenti di grandi boss sono preti, frati, monache, c'entrate tutto, seminaristi, ex seminaristi, pre-seminaristi. Il business milionario degli incarichi dell'ex Equitalia ad avvocati esterni quindi resta a rischio. Non solo, la norma adottata, se anche dovesse essere letta nel senso di una sanatoria indiscriminata dei vizi di costituzione dell'ente di riscossione, presenterebbe rilevanti profili di incostituzionalità. Ce l'ha le chiavi? Sì, ma deve essere aperto. La Corte Costituzionale e la Corte Europea. Dagli le chiavi. La Corte Costituzionale e la Corte Europea dei diritti dell'uomo hanno già affermato. Tieni. Lasciala pure aperta.
Ah, sì, okay. Poi mi riporti le chiavi. La Corte Costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno già affermato il principio che norme retroattive che interferiscono sui giudizi in corso pregiudicano l'affidamento delle parti in causa sulle regole processuali vigenti nel momento in cui è iniziato il giudizio, soprattutto se scritte a beneficio della parte pubblica. Che cosa si interverranno adesso? Che cosa? Ciao. Grazie mille. Che cosa si inventeranno adesso per salvare la baracca? Un'altra pentola senza coperchio? E tu spiega anche perché. Bisogna dire due o tre cose. La signora Orlandi, attuale, non so se presidente, admin, non mi ricordo bene, amministratore delegato. Ma comunque schifo. È stata da noi denunciata e penso che qualche problema l'ha avuto. Ma soprattutto ha avuto problemi il suo predecessore che si chiamava. Come si chiamava il presidente? Non me lo ricordo più, mi sta fatta talmente. Presidente, Attilio? Attilio Befera. Befera. Il signor Befera, questo non lo sa quasi nessuno, si è dovuto dimettere a causa della raffica di querele che gli abbiamo fatto noi. Noi gli abbiamo fatto, mi sembra 7, 8, 10 querele, tante. E fra l'altro c'è stata anche una sentenza dovuta anche al nostro contributo. Ma non solo, anche delle organizzazioni sindacali. Ci sono tanti amici che hanno vinto le cause proprio per l'illegittimità delle tasse firmate da questi stronzi. Anche tanti amici di varie organizzazioni di difesa del consumatore, tipo Adius Beffa di Consum, e anche alcuni sindacati diciamo specialistici, specifici delle organizzazioni burocratiche dello Stato. E abbiamo fatto dimettere, costretto alle dimissioni, 867 direttori generali che erano stati nominati impropriamente, senza tenere perché conto dei erano meriti, dei stati titoli. Nominati previo concorso. A titoli e anche altri diciamo, elementi di prova, di misurazione e quant'altro. Insomma, in conclusione abbiamo fatto condannare questi 867 più le dimissioni del signor Befera. Perché? Perché c'erano tutta una serie di cavilli che non vi sto a dire, è troppo lungo, ma comunque in estrema sintesi si può dire che, come ho detto prima, uno quando vi chiama in processo, un giudice, deve essere un giudice, non vi può chiamare in processo un cancelliere o un segretario dell'ufficio della procura, deve essere il giudice. Il giudice emette un mandato di comparizione, una notifica, un atto di citazione, come quello che cazzo volete, ma vi deve esserci la firma di un giudice, non di un cancelliere o di un segretario. Lo stesso vale per qualunque tipo di procedura amministrativa, non qui solo giudiziaria, ma qualunque. Anche per esempio il rendiente alla leva deve essere convocato attraverso una serie di formule per cui c'è il responsabile dirigente dell'ufficio di leva del compartimento delle varie situazioni in Italia. Quindi occorre il titolo per stare in giudizio, qualunque sia il giudizio, qualunque procedimento, uno deve avere un titolo. Allora c'è il titolo di testimone, il titolo di parte lesa, il titolo di presunto colpevole e ognuno ha un titolo e sta in giudizio o in procedimento, uno, diciamo, ampliando il discorso. Quindi quando uno, l'ufficio delle entrate ti manda la cartella esattoriale, la cartella esattoriale è una convocazione, è un atto pubblico, è un procedimento a carico del cittadino, un atto pubblico e procedimento a carico del cittadino, e per fare questo ci vuole uno che ha titolo per fare quello, uno di questi personaggi che ho detto prima. Non è che uno si inventa, dice chiamo l'amico mio e gli faccio far firmare una delega. No, non fa nessuna delega. Deve esserci una persona, un nome o cognome ben preciso, e deve avere quel ruolo, quella carica e quella competenza per fare quel procedimento. Vincitore di concorso. Allora, non so dire perché la cosa è troppo lunga e abbiamo scritto centinaia di pagine su questo argomento. In cosa era successo? Che a partire dal 92-93, siamo sempre in quegli anni fatidici in cui cambia
praticamente viene eroso lo Stato dall'interno. Cioè, una delle erosioni compiute in maniera mega galattica è stata quella. Cioè, perché sono stati mandati in prepensionamento anticipato buona parte dei tenenti, come si chiamava, dei tenenti? Oddio, come cavolo si chiama? Tant'è vero che la nostra amica era una? Vabbè. Era la responsabile provinciale della appunto del fisco. Non dirlo. Però ecco, era una persona che faceva questo, tenente mio nel tenente. Tenenza, non era il tenente. Vabbè. Era un personaggio che è stato per secoli una funzione vitale. Intendenza. Era un intendente di finanza. Esattamente. Ecco, era un intendente di finanza. E gli intendenti di finanza erano quelli che erano a capo di questi uffici esattoriali. Vincitori di concorso. Ed erano tutti laureati, vincitori di concorso, con specializzazioni varie e soprattutto erano nominati, dopo concorso, direttori generali con funzioni di capo ufficio, perché è il capo ufficio dell'ufficio erariale di quel vostro specifico luogo che può, diciamo, esaminare e poi procedere contro di voi per pretendere il pagamento di quello che lui ritiene voi non abbiate pagato. È l'unico autorizzato a mettere la firma calce al procedimento. Esatto. Infatti noi abbiamo fatto vincere un sacco di cause a tantissimi, centinaia, se non dire migliaia di amici, quando abbiamo scoperto questa cosa qui, perché per essere chiamati in processo vi deve convocare il giudice. Se il giudice non è giudice, tu mi puoi convocare quando vuoi, ma io non mi ti cago proprio, perché non hai titolo, è chiaro? Quindi questi 867 non avevano titolo e abbiamo fatto in modo che venissero retrocessi al nono livello e non al decimo livello come direttori generali. E infatti per anni l'ufficio delle entrate è stato in ambascia perché non sapeva come cazzo procedere, era tutto bloccato. Per 3 anni gli abbiamo bloccato l'ufficio delle entrate. Bastava che organizzassero dei concorsi, cose che non volevano fare, perché era tutto un giro di mafiosi. Diciamo le cose come E quindi tralascio, insomma, di entrare troppo nel dettaglio. Una serie di altre denunce l'abbiamo fatte contro il signor Befera, che ci aveva una marea di scheletri dentro le armadi che non stiamo a dire perché è troppo lungo, e alla fine di tutto questo era anche in quelle denunce avevamo messo quello che viene citato qui come se fosse un'emergenza, una scoperta attuale. Noi l'avevamo scoperta nel 2014, 5 anni fa, noi scrivevamo, l'avevamo denunciato e abbiamo pubblicato in video e anche in formato scritto le denunce che facevamo anche contro l'inammissibilità della presenza in processo dell'avvocato della burocrazia, cioè dell'apparato burocratico privato. Non è possibile chiamare un professionista, come viene evidenziato qua. Ancorché socio a UMA, come abbiamo detto prima. Certo. A conclusione, visto che sta per venire la luferna, io voglio leggervi due frasette. No, dovevamo fare quell'altra cosa del cambiamento di paradigma. Oh. Quello del cambiamento di paradigma, cari amici, lo diciamo semplicemente qui. Noi parleremo di cambiamento di paradigma il giorno sabato 30 a via Sant'Agata dei Goti numero 4, presso la sede della UIL, quella famosa UIL. Però a conclusione, non so se esiste ancora. Sì, come no, esistono sempre. Sono immarcescibili questi signori. Allora parleremo anche, mi fa piacere che del tutto casualmente, leggendo un programma di conferenze dell'auditorium qui di Roma, ho potuto informarmi, con mio grande dispiacere perché se no ci sarei andato, che i primi di novembre è venuto niente un po' di meno che Stiglitz, il quale ha parlato. Come proprio si chiama Stiglitz di nome? Non viene. È un nome che non è da ebreo comunque. Non me lo ricordo. Che ha parlato, vedi caso, proprio di cambiamento di paradigma. Io adesso vorrei concludere. No, ma
Io poi evidenzierò due o tre elementi che saranno eclatanti, perché veramente, sì, guarda, sì. Comunque, c'è tutta una serie di segnali, è come un incendio. C'è del fumo e prima o poi esplode l'incendio. Esatto. C'è della cenere e della brace che sta sotto la cenere, come si dice, il fuoco che sta... cova sotto la cenere. E noi gli elementi li abbiamo individuati tutti e appunto sabato prossimo alle ore 17 presso la sede della UIL di via Sant'Agata dei Godi numero 4 a Roma, ripeto, parleremo di questi argomenti di straordinaria importanza. Andatevi a leggere, cari amici, qual è il significato della parola paradigma, e adesso concludiamo con tre o quattro concetti espressi relativamente a questa opera fondamentale. Allora, questo libro è uno dei soli tre libri scritti da George Orwell, il quale era attaché commerciale all'ambasciata di Tokyo prima, poi mi pare anche in Cina, e poi in Russia, per conto del governo di sua maestà la regina. Ma in realtà quello, come sempre accade in tutte le ambasciate, l'attaché commerciale in realtà è non uno solo, dei servizi ma anche segreti. L'attaché militare è uno dei servizi segreti. Va bene, allora, antologia critica. Il quale da buon agente dei servizi segreti aveva tutti gli elementi già attorno al 1930, fine anni 40, per mettere a punto una rappresentazione schematica, che poi ha riprodotto sui suoi libri, di quello che sarebbe stato il futuro nei successivi decenni. Lui aveva individuato il 1984, in realtà sarebbe attorno al 1994, cioè ha sbagliato una decina d'anni, quindi ci è andato molto anticipato, vicino. Sì. Però lui sapeva che le cose erano queste, tant'è vero che lui si è illustrato molto dell'attività che veniva fatta dai servi di Stalin, e lo leggeremo un'altra volta. Questo è un libro fondamentale che vi fa vedere qual è la razza dei comunisti. Viktor Serge è un russo rivoluzionario il quale è riuscito a scappare in tempo e ha raccontato nel 19-20, che ne so. Sì, dopo le grandi pulghe. E ha raccontato questa storia interessantissima, a che livello aveva ridotto Stalin la popolazione russa. Ma è un livello di tale sudditanza morale e psicologica, terrorizzati, che si è sviluppata anche nell'ambito dei comunisti italiani. E questa marmaglia che oggi si è trasformata in PD, mettendosi assieme e facendo il connubio, no? Con la peggiore parte della democrazia cristiana. Con la democrazia cristiana. No, la peggiore parte. Tant'è vero che loro stessi si sono autoproclamati sardine. Ma adesso vi voglio dire. Ci vuole del coraggio e dell'assoluta idiozia per autodefinirsi. Esattamente, sardine. E lo sappiamo. Ma d'altronde il loro capo è un istruttore di lancio di frisbee. Questo giovane Molinari, come cazzo si chiama, è un istruttore di lancio di frisbee. Io gli proporrei come istruttore di lancio di stronzi di cane. Forse arriveresti più lontano. Di sicuro andrai in paradiso, con il beneplacito del Mortadella in ogni caso. Antologia critica. Questo è un 3-4 considerazioni di autori che conosciamo molto bene. Carlo Bo: il libro nell'ambito e nel gusto del pamphlet è perfetto, ma la bellezza, come sappiamo, è uno scopo secondario di Orwell. Il principale è quello politico. Seconda considerazione di Thomas Eliot: dopotutto i vostri maiali sono assai più intelligenti degli altri animali e perciò i meglio qualificati ad amministrare la fattoria. Infatti non avrebbe potuto esserci assolutamente una fattoria degli animali senza di loro. Quindi
Quindi qualcuno potrebbe dire che ciò che occorreva non era più comunismo, ma maiali che avessero maggiormente a cuore il pubblico interesse. Tom Hopkins. Può essere interessante sapere che insieme a 1984 La fattoria degli animali fu uno dei libri usati per l'insegnamento dell'inglese nella preparazione di giornalisti africani nei centri di Nairobi e Lagos, però, organizzati dall'International Press Institute. La fattoria degli animali aveva lo stesso magico effetto che in Inghilterra, e più di uno studente mi disse d'essere convinto che Orwell avrebbe dovuto scrivere nel suo paese africano di provenienza. Nel suo paese africano di provenienza. Allucinante. No, perché diceva le cose che succedevano e continuano ad accadere in Africa. Purtroppo non solo ormai. Giorgio Manganelli, un libro amaro e duro come duro ne è lo stile, purissimo, di un'intensità prodigiosa, quasi una somma enorme di sdegno, si fosse lasciata racchiudere a fatica, ma totalmente degno di Swift. Ed è verissimo. Degno Giorgio, di Swift. Jonathan Swift. Swift. Dillo perché Giorgio, detto, sì, Jonathan Swift era lo scrittore che ha scritto tantissimi romanzi di molto significativi. Pseudo fantascienza. Sì, molto significativi. Sì. Ultima considerazione. Tra cui i viaggi di Gulliver, dove lì ti fa vedere la differenza di proporzioni tra il più piccolo e il più grande. Dove è lui più grande e più piccolo. Esattamente. Dove lui l'inversione dei luoghi. Dove lui cambia di proporzioni. Sì. Orwell, e questo è sempre di Giorgio Monicelli, e Remo. Orwell, egli pure ride amaro. Ma non solo Swift gli insegna qualche cosa. Esopo stesso. Attenzione, Fedro. Non sono del tutto estranei alla morale dei suoi scritti. Assolutamente. Anche se l'amarezza del suo riso lo avvicina. Ricordiamo anche Jean de Lafayette. Esattamente. Anche non è de Lafayette. De La Fontaine. De La Fontaine. Che è un traduttore traduttori. Sì, sì. Allora, però alla corte dei re francesi passava benissimo. Per essere un grande storico, un grande scrittore. Vabbè, l'aveva tradotto in francese. Sì. Ricordiamoci che Esopo scrisse un migliaio di favole. Fedro qualche centinaio. Fedro ne ha scritte molto di meno, sì. Nemmeno un centinaio, non più di un centinaio. Centinaio più o meno. E De La Fontaine ne ha scritto anche lui un 80-90. Quindi è Esopo che è stato il grande filosofo. Che era alessandrino. La durezza non è della che vita. Uno si inventa, ci vuole la cultura per scrivere certo. Favole. Non per scrivere, per inventare delle idee ci vuole la cultura. Se non c'hai le idee non puoi immaginare neppure l'inespresso. È naturale. E questi signori del governo attuale che non hanno il minimo barlume di cultura, non hanno nemmeno il non minimo possono barlume neanche premeditare e preorganizzare una futura eventualità, cioè un pensiero ideale, ideologico, creativo. Futuribile, capito? Non hanno morale perché uno come Conte è nato in un utero fasullo che si chiama Villa Nazareth, non a caso le hanno messo il nome Villa Nazareth. Ragionate bene, ragazzi. Bene, aspetto, aspetto di confrontarmi con questo stronzo e sputarli in faccia. Anche se l'amarezza del suo riso lo avvicina di più alle dure passionalità della sua razza britannica. La sua sfiducia nelle possibilità del riscatto sociale dell'uomo è appariscente. Infatti, quando lo statuto degli animali che hanno conquistato la fattoria, con una rivoluzione vittoriosa, viene ridotta a un solo articolo, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, costruiti probabilmente a Villa Nazareth. È lì, Villa Nazareth, ci puoi scommettere. È lì, quel Nazareth lì, quel nome lì, che mi gira, capito, per le orecchie e per i coglioni. Si è portati a credere che egli non si illuda più sulla capacità dell'uomo di superare i propri istinti, di sopraffazione dei suoi simili, e non ritenga se non una vana utopia l'aspirazione ad una società migliore. Leggiamo l'ultima che mi interessava.
ecco, di Raymond Williams. Anche l'ultima amara scena. Non lo conosco. Senti che roba. Chi è? No, chi è Raymond Williams? Raymond Williams è uno scrittore inglese, di più non sono nemmeno io. Non mi ricordo. Ma deve essere uno scrittore di poche cose. Mm. Anche l'ultima amara scena in cui gli animali guardano dall'uomo al maiale, dal maiale all'uomo e non sanno più distinguere l'uno dall'altro, ma è meglio il maiale dei figli di Villa Nazareth. Molto meglio. Del maiale non si butta niente. Oltretutto. Di quelli invece si butta tutto. E piglia Conte, anche se lo scuoi, che cosa pigli? Forse nemmeno un concentrato di coglioni. Vai oltre, dai, vai. È testimonianza di un sentimento ancora più profondo della delusione e della sconfitta. Rendendosi conto che essi sono uguali perché agiscono allo stesso modo, non badano più alle etichette e alle formalità. Questo momento in cui acquistano coscienza rappresenta una scoperta liberatoria. Nella sua misura ridotta e nei suoi limitati termini, la fattoria degli animali possiede un'energia radicale che va ben oltre al fatto occasionale della sua apparizione e si assicura la propria durevolezza. E con questo la chiudiamo. Abbiamo fatto una storia di sopraffazioni, abbiamo fatto vedere il Vangelo della sopraffazione. Questo che illustra in termini amari la realtà della sopraffazione nella quale noi viviamo, a cominciare da quella esercitata dai maghi di Villa Nazareth. A presto. Hai detto la parola giusta, mago è una parola che viene usata a proposito dei re magi. Certo. Ecco, i magi erano quelli che portavano i regali, certo, ma portavano anche la sapienza. Certo. E invece qui di magico non c'è più niente. No, il regalo. Possiamo chiamare Giuseppe Conte, visto che è stato nominato capo del governo senza essersi presentato alle elezioni e senza essere stato eletto, per ovviamente incarico divino, Villa Nazareth avendogli dato i natali, è chiaro che noi lo possiamo chiamare il papà Natale, no? Il Santa Claus. Chiudimi Claus, perché vabbè, il Santa Claus dell'Italia di oggi. Bene, finiamo qui. Sì. Allora, sempre so long. Nel senso che proprio è long così. Così, sì. Ce l'avete fatto diventare lungo. Bene, grazie. Prego. Di niente.